La situazione della giustizia in questo momento è assai grave. I provvedimenti legislativi hanno decretato sostanzialmente la chiusura di tutti gli uffici. Abbiamo fino al 31 luglio una situazione di emergenza, si potranno tenere poche udienze, pochissime udienze, e questo naturalmente incide sulla nostra condizione economica e reddituale. Naturalmente tutto questo incide sulla tutela dei diritti dei cittadini. La situazione non è in vista sicuramente migliore, nel senso che i tempi potrebbero essere lunghi. A questo punto è importante che da un punto di vista proprio dell'esecutivo nazionale ci sia una maggiore attenzione, una migliore programmazione e soprattutto un'implementazione dei servizi telematici che consente ai dipendenti di accedere ai sistemi informatici anche da casa, in modalità smart working. Tutto questo permetterebbe un migliore servizio in favore dei cittadini e degli avvocati. A questo dobbiamo tendere, le pressioni vanno in questa direzione e speriamo che veramente ci sia un occhio particolare nei confronti di questo servizio che lo Stato deve rendere a tutti i cittadini. Nelle scorse settimane, come Consiglio dell'Ordine, abbiamo istituito un fondo di assistenza per i colleghi in difficoltà economica. È una maniera per dimostrare la vicinanza di noi tutti come categoria ai colleghi meno fortunati che in questo momento stanno vivendo nella drammaticità della situazione una difficoltà maggiore rispetto agli altri. Abbiamo deliberato di mettere a disposizione immediatamente una somma pari a 30.000 euro che sarà implementabile con versamenti individuali di terzi o con anche rimanenze di bilancio. È un primo passo che noi cerchiamo di dare sempre in virtù di quello spirito di solidarietà e di vicinanza che caratterizza la nostra categoria.